2009 viene presentato al Surfers Den di Milano il libro di Alex Foti, Anarchy in the EU, edizioni Agenzia X. È un libro che si può leggere a vari livelli, è un libro che contiene diversi autoadesivi, ok? Vediamo, vedete, ci sono foglie di autoadesivi, se li prendete in mano vedete foglie di autoadesivi. Il libro racconta, attraverso gli studi economici e le esperienze personali dell'autore, la storia di 10 anni di movimento, di proteste e di relazioni da Seattle in poi, e offre una chiave sistemica per comprendere e attraversare il passaggio al post-comunismo. Era quello di fare un Baedeker per i giovani attivisti che gli risparmiasse il tempo di cercare qual era la loro devianza, eresia rivoluzionaria preferita. E quindi ho fatto una cartografia più completa possibile, ma partendo dall'esperienza, perché la teoria deve sempre partire dall'esperienza, dal dato empirico, di quelli che sono i movimenti rivoluzionari in Europa oggi, pink, black and green, cioè pink, queer, femminista, gay, lesbici, Clown Army, Pink Samba Band, black, black bloc, Antifa, cyber libertarismo, indie media, ACAP, e green, green climate camp, green guerrilla gardening, green critical mass. Il libro si compone di 4 parti, i colori della ribellione, Atlante dell'eresia, diari dell'Europa eretico-sovversiva e May Day, per concludersi con una personale teoria economica per spiegare la grande crisi attuale. Chiude il testo una roba un po' spaccacervello, però vabbè, cazzo, è una teoria economica che ha previsto abbastanza l'arrivo della grande crisi, perché io l'ho usata per scrivere un articolo nel 2007 che diceva che ci sarebbe stata una grande recessione paragonabile alla grande depressione degli anni 30, e allora espongo il modello che mi ha permesso di prevederlo, e che è sono queste diciamo tavole cronologiche che spiegano un po' il modello, no? Cioè come funziona il capitalismo, funziona fra un equilibrio o un disequilibrio fra accumulazione e regolazione. Accumulazione, le decisioni di investimento delle imprese, e le decisioni di investimento finanziario delle banche, che abbiamo visto dove cazzo andate a finire adesso, e la regolazione, o l'assenza di essa, come la deregulation negli anni 80, no? Adesso questo semplice modello si possono spiegare già tante cose dell'evoluzione del capitalismo dall'inizio del secolo scorso fino agli anni 00, 00. Quindi è uno spettro completo dell'esperienza no global dal 2000 al 2009. E in più ci sono degli elementi teorici, cioè per costruire una nuova ideologia post-comunista che sia altrettanto rivoluzionaria, che svolga la funzione rivoluzionaria nel XXI secolo, a partire dal soggetto precario, migrante. Donne, giovani e migranti oggi in Europa sono le categorie sfruttate. Climatica che dal 2005 in Inghilterra si è diffuso in varie città d'Europa, in vari paesi d'Europa, e pratica, come dire, una sostenibilità vissuta, nel senso che il campo è alimentato solo da pannelli fotovoltaici o da pale eoliche,
pratica riciclo totale sia dei rifiuti che degli escrementi, e dà la possibilità di far vedere come 2-3 mila persone possono vivere con un'impronta ecologica molto bassa. Un momento di solidarietà transnazionale. Abbiamo qui i Fritters di Tokyo. Qui alla mia sinistra c'è Kim Jong-il, nordcoreano giapponese di Tokyo, dove si sta svolgendo in questo momento una medley. Arigato! E solidarity!